Giustamente che nulla vuoi dire, due parole su Schick. L'argomento di ieri, sinceramente a me non mi hanno destabilizzato più di tanto, è andato a spiegare. Tra l'altro, se ci fate caso, anche Gerson 2 anni fa se ne è uscito con dichiarazioni simili. Io sono qui di passaggio, mi faccio 2 anni fatti bene e poi aspiro al Barcellona, a squadre un po' più blasonate, ma se ci pensate, alla fine è anche corretta come situazione, perché se tu non sei di Roma, non sei romanista, ma che cazzo te ne frega? Giustamente se aspiri a diventare un top player, a giocare in un top club, e c'è sta tutto. Guardiamo più che altro l'aspetto positivo di questo. Allora, l'aspetto positivo è che se tu vuoi giocare al Barcellona, quantomeno devi diventare titolare da Roma, e già questo lo vedo un po' problematico sia per Schick sia per Gerson. Però te lo auguro, nel senso che se tu diventi un top player significa che ci hai aiutato a vincere cose, e per cui io sono contento. Se poi noi demonetizziamo e te rivendiamo al triplo, e che cazzo è tutto sto casino, te rivendiamo al triplo di quanto ti avevo pagato, va benissimo. Per cui io non mi incazzerei più di tanto. Più che altro cerca, ecco, di diventare titolare, perché per te la vedo un po' duretta. La vedo un po' duretta perché già sei collocabile tatticamente, insomma, quello si deve inventare i draghi per farti giocare. Seconda cosa, te vedo un po' fracicuccio. Comunque, ragazzi, siete un po' ingenuotti. Cioè, una volta, quando i calciatori non c'avevano i procuratori, non erano così ingenuotti, per non dire un'altra parola. Fatevi un po' più furbi, eh. Dai, forza Roma.